Entra, entra palla. Madonna. Come state, Mito? Spero come sempre alla grandissima, ragazzi. Scusate se non vi sto caricando video ogni 2 giorni, ma ogni 3. Ma questa settimana veramente è un casino di cose da fare. Spero comunque più avanti di riuscire a farvi compagnia più spesso. Oggi, comunque sia, vi porto una partita, anzi la partita, la finale di Draft Foot Online. Era un po' che non ci giocavo, quindi ho detto: facciamo un po' di partite, vediamo se riusciamo ad arrivare in finale e se ci arrivo la registro e la facciamo insieme. Quindi vi faccio vedere subito la squadra. Come potete vedere, ho scelto un 4-3-3 tra le 4 formazioni che mi sono uscite e come giocatori importanti ho messo Cristiano Ronaldo lì, 98 overbug, poi c'è Messi 96, Neymar e poi in difesa un bel Chiellini e Miranda if con in porta Buffon. Andiamo a cercare questa partita. Ok ragazzi, ci siamo. Eccolo qui anche lui, Neymar, Cristiano Ronaldo, Bale, Modric. Wow, una bella squadra, sarà dura, ma ce la metterò tutta. Ok ragazzi, l'arbitro fischia, ci siamo, ci siamo. O la va o la spacca, la finale. È già tanto che sono riuscito ad arrivare fin qua. Cerchiamo di non fare troppe cavolate e giocarcela bene. Vai Neymar, togli questa palla, togli la palla, bravo, bravo Neymar, ancora passala, ce l'hai dietro, perfetto Ronaldo, Atsu, quello lì velocissimo, eccolo qui Atsu, la finta, vai in mezzo Atsu ancora, Atsu davanti alla porta, subito 1-0 di Atsu, non lo volevo neanche mettere ma ho detto mettiamo uno veloce e quindi siamo in vantaggio, subito 1-0, cerchiamo di fare un altro gol, vai Cristiano Ronaldo, vai, vai, dobbiamo fare almeno 3 gol, se no io veramente con FIFA non mi sento mai sicuro. Ogni tanto vedo certe cose che mi lasciano a bocca aperta, tipo al 90esimo è sempre 3 minuti che durano una vita e mi segnano sempre, sempre, sempre. No, chiudilo, 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 Madonna. Neymar da solo, Neymar, Neymar, Neymar. Tentiamo un numerello pazzerello tipo questo, che andiamo in mezzo così. 23 minuti sono passati, proviamo con Messi a fare una cosetta simpatica. Vediamo un po'. Azu lo vede lì in mezzo. Controlla di prima, attenzione! Quasi ragazzi, quasi. Vai, 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 vai. No, ma chi è quello? Ma è Neymar, è velocissimo, ragazzi, è velocissimo. È velocissimo! E mi fa gol. E mi fa gol. Errore, errore mio. Proprio mi arrabbio con me stesso. Squadra, eccolo lì. Vai Neymar, attenzione, la palla rimane lì. Neymar! Entra, entra palla. Il nostro avversario ha fatto un cambio. Iniziamo il secondo tempo. Occhio Neymar, veramente. Dobbiamo stare attenti. Sbaglia, però sbaglio anch'io, incredibile. Sbaglia ancora. Buffon, sulla palla. Me lo sento, ragazzi, che sto per prendere un gol incredibile e poi mi arrabbierò, sicuro. I love you. I love you, attenzione, no, non riusciamo a ripartire, ragazzi, sono troppo chiuso in questo momento, troppo chiuso, troppa paura, non devo più aver paura e ripartire, dai. No, ragazzo, no, no. Gli rimane lì la palla, non ci credo! Non ci credo che gli è rimasta lì la palla! 76esimo, me lo sentivo. Dai, ce l'hai lì. Bellissimo. Uno, due, ce l'hai sul destro! Cioè, cosa devo fare io? Cosa devo fare? Mi spieghi cosa devo fare? Bravo, bravo. Dai, vai Atsu, vai Atsu! Atsu! Finita, finita, finita. L'ho persa! Poi finita, ragazzi. 2-1, ho perso questa partita in maniera assurda perché ero in vantaggio. Potevo fare molto meglio. Ma vabbè, ragazzi, non si può vincere sempre. Ho fatto più tiri in porta, ma mi sono chiuso troppo. Comunque ci danno dei pacchetti, vediamo se troviamo almeno qualcosa di interessante. Cioè, io non trovo mai niente, mai. Sono veramente sfortunato con queste cose. Smalling. Vediamo questo con Messi, magari mi esce proprio Messi. Boniche, anche lui costa un bel niente, giusto? E vediamo l'ultimo, uno raro. Pereira, ma va, ma che Pereira. Allora, ragazzi, come vi ho detto, non si può vincere sempre. Ho giocato con molta, molta paura sulla difensiva, quindi questo mi è costato caro. Quindi mi raccomando, non fate lo stesso errore, che ogni tanto la psicologia conta molto su questo gioco, oltre alla sfortuna che succedono in tutti i colori. Spero comunque che vi siete divertiti guardando questo video, lasciate un pollicino in su, condividete il video con i vostri amici, anzi no, perché ho perso, non condividetelo. Fate come sempre i bravi, eh? Ciao ragazzi!